Ciao ragazzi, io sono Falcone e oggi sono qua con un nuovo scopriamo per scoprire insieme a voi finalmente Star Wars Battlefront 2. Erano giorni che volevo portarlo, ovviamente ho ritardato un pochino per colpa dei ben noti problemi alla rete elettrica del mio palazzo, per cui adesso finalmente possiamo partire e direi di cominciare oggi dalla campagna, visto che il multi l'abbiamo avuto comunque modo di vederlo in queste ultime settimane attraverso la beta, eccetera. La cosa che mi intriga maggiormente è la campagna, vero? Punto di svolta potenziale di un prodotto che dovrebbe regalarci un'esperienza veramente unica nel suo genere. Per cui, campagna, combatti per l'impero nei panni del comandante Iden Versio, leader della straordinaria unità delle forze speciali imperiali denominata Squadra Inferno. Allora, dovrebbe essere una cosa piuttosto epica e me lo auguro. Tra l'altro sto giocando su Xbox One attraverso l'EA Access. Volendo, se avete l'Origin Access su PC, potreste fare lo stesso, o chiaramente anche su One. Difficoltà della campagna, soldato, una cosa classica. Bene, ho abbastanza paura, perché nel multi non sono questo gran talento, nel single spero di cavarmela. La grafica non è una sorpresa che sia di altissimo livello. Capitano, è ben addestrata. Furtività, infiltrazione, estrazione. È delle forze speciali. Aiden Versio. Squadra Inferno. Dante, Versio. Sei importante. Guardami. Voglio essere chiaro con te. Sono qui per questo. Tu hai il codice di attivazione. E io potrei aiutarti. Ti basta dirmelo. Che cosa? Sai che potresti servirci. Tu dai una mano a me e io la do a te. È solo questione di tempo. I miei tecnici stanno frugando nel tuo droide, lo sai. Accetta l'offerta. Dammi il codice. È giunta l'ora per l'impero. Ma tu puoi ancora salvarti. Hai ragione. È proprio giunta l'ora per l'impero. VZ 626. VZ 626. Cosa abbiamo qui? Un droide tattico ID-10. Sei più sofisticato del modello ID-9. Provi a starti dentro, non sarà affatto facile. Posso suggerire una procedura meno invasiva? Il problema è che non abbiamo il codice d'accesso del droide. Posso suggerire di trovare il codice? Il capitano ci sta lavorando al centro di detenzione. Fino ad allora, l'unico modo per accedere ai dati è rimuovere il nucleo di memoria dal telaio. Gli parto? ID-10 è stato installato un pungolo polvorante. Che non funziona se il droide è disattivato. Nello stomaco. Finché non sente il codice d'accesso, questo ID-10 non può fare niente. Vado. Oh. Shock del droide. Ok. Allora. Ok. Non so, queste sono telecamere, è chiaro. Ma
Era previsto che lo potessi fare o... No, credo di aver appena abusato di un droide. Qua non posso fare nulla. Vabbè, esco, arrivederci. Non posso uscire. Guardo qua. Qua è lei. Ok, quindi allora i condotti da reazione. Vagli a trovare. Non mi è esattamente chiaro dove sia. Se qualcuno si facesse comprendere, io saprei dove andare. Condotto da reazione? Ah, ecco, ok. Chiaro. Sì. È più complicato del previsto. Ok. Come atmosfera, tanta roba, devo dire. Vai, 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 vai. Non so quanto mi convenga entrare adesso, sinceramente. Allora, furtività, l'indicatore di rilevamento mostra quando i ribelli stanno consapevoli della tua presenza. Quando lampeggio significa che sono in stato di massima allerta, vabbè. E fin qua credo sia abbastanza chiaro. Siamo riusciti a distrarre. Il comando si aspetta aggiornamenti prima di entrare. Se nessuno mi vede. Arrivederci. Niente. No, vabbè, ma un colpo è bastato. C'è qualcosa che... C'è qualcosa che non mi sta quadrando. Allora. Ah, ma mi ha salvato tutta la parte che avevo fatto, meno male. Vado, 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 vado. Ah, devo passare proprio fuori, fuori. Wow. Allora. Io passo da qua. Ho attivato l'isolamento. Devi revocarlo da uno dei terminali. Contattami quando hai finito. Come vedi? Avevi ragione. Giunto del cannone. La parola. Allora io aspetterò un attimino la scansione. Ok. Vado, vado. Sì. Ha funzionato. Miracolosamente. Tanto non mi aspettavo di iniziare la campagna con una fase stealth, sinceramente. Pensavo una cosa un po' più esplosiva e appariscente. Giusto in tempo. Andiamo. Allora. Andando al centro comunicazioni. Ricevuto. Eliminato il messaggio imperiale rubato. Darò il segnale per il recupero.
Ah. Però... Allora, Shock elimina i nemici quando il vendicatore è al massimo. Se puntato correttamente può anche disabilitare i veicoli. Quando Aiden danneggia i nemici, mette a segno colpi alla testa o esegue abbattimenti furtivi, l'indicatore si riempie. C'ha un che di Metal Gear il gioco. Posso andare di terza o di prima? Io voglio provare un po' la prima. Così vediamo un po' entrambe le cose, ci facciamo un'idea di quale può essere la più adatta. Credo siano in preallarme adesso. No, al tizio che ha visto scioccare a terra la sua compagna non è fregato una mazza. Perché? Per qual motivo? Vabbè. Beh, con questo sistema di scanning ti piace vincere facile. Niente, hanno visto il droide. Via! Ma sì! Ma facciamo un po' di casino! Agente Ask, sono al centro comunicazioni. Cancellare il messaggio farà scattare l'allarme. Pronti al recupero. Ricevuto. Scusate. Devi accedere. Calma! Ok. Così anche una piccola sparatoria l'abbiamo fatta. Non sembra male, eh? Abbiamo due più. La temperiale si sposterà dalla parte opposta di Ender. Lì attenderemo l'attacco dei ribelli. Eliminato. I ribelli non sapranno. Agente Ask, è il momento. Allora, prendo un blaster e vado al punto di recupero. Al centro comunicazione. Sono in movimento. Anche il Corvus. Fermate la prigioniera prima che esca da lì. Il sistema di puntamento è molto, molto buono, devo dire. Forse un po' troppo sempliciotto per certi versi, nel senso che è molto poco simulativo, ecco. Non c'ha variazioni, non ha rinculo, niente di niente. Però lo trovo comodo, ecco. Ma proviamo a vedere un po' con la terza persona invece come cambiano le fasi di fuoco. Cambiamo a spalla, ecco. Magari... Ho visto. Ok. Devo dire che non è male neanche in terza, obiettivamente. Uno. Sto prendendo il muro, maledizione. Diciamo che tende a esserci un po' di confusione sulle fasi di... Esplode, sta a fare? Sì, ok.
Interazione ambientale discreta. Tende a esserci un po' di confusione sulla la visuale in terza persona nelle sparatorie, perché in base alla spalla non si ha proprio la visuale pienamente libera sui bersagli, mentre in prima ovviamente. Quindi questo tradisce un po' il fatto che è stato sviluppato in prima e adattato poi in terza, secondo me, però magari il parere di un cretino, il mio probabilmente, per quel poco che capisco. Aiuto. Pannelli delle porte. Spara i pannelli di controllo per aprire o chiudere le porte. Ah, però. Bene. Arrivederci. Mi è piaciuta sta cosa, devo dire. Magari ce l'avessero più prodotti. No, se faccio così, ecco, famo prima. Ma ho imparato sto trucco. Questo gioco mi fa sembrare un campione quando in realtà non lo sono, perché insomma la mia mira... Beh, questo poi è un genio. Si è appena fatto... si è fritto da solo. Un pannello, ecco, lo abbiamo qua. Arrivederci. Bellissima sta cosa. È la mia nuova mossa preferita di tutti gli sparatutto della storia. Chi è? Chi era? Più che altro? Adesso qualcuno dietro che si accolla. Ok. E quello è un po' più tosto dell'altro, eh. Ok. Panico totale. Ma che avevo detto all'inizio un po' poco esplosivo. Alla faccia del bicarbonato di sodio, come diceva il buon Totò. Ancora in piedi, stai. Non posso fare... Ah, ecco! Vederci... Vabbè, però, cioè, impariamo ad abbassarci un po' di più. Arrivederci. Non so che cosa ho fatto, ma credo di essermi salvato la vita. Via, via, via. Momento della fuga. Mamma mia. Agente Ask, sono in posizione. Ricevuto, comandante. Stai pronta al recupero. 3, 2, 1. Spettacolo. Tanta roba. Agente Ask. Comandante in plancia. Riposo. Missione compiuta, comandante. Con zero perdite. Sarei ancora il secondo in comando. Oh, sono paziente. Posso aspettare. Agente Miko, i calcoli per il salto erano perfetti. Beh, grazie. L'atterraggio è andato bene? Meglio di altro. Incursione di Jabez, tipo. Ho ancora gli incubi. Contatta l'ammiraglio. Sì, comandante. E il messaggio? La flotta non è stata compromessa. Oggi è la fine della ribellione. Devo dire che sono piacevolmente colpito. Tutto considerato, wow. Nel senso, sembra essere fatto bene. Cioè, da quel poco che si intuisce... Non sembra essere un riempitivo sta campagna, ma una cosa veramente meritevole.
razza di idiota. Contatta la squadra Inferno, ora. Comandante Verzio, rapporto. Rilevata una squadra di recupero ribelle, ma è tardi per catturare i sabotatori. Qual è lo stato del generatore di scudo della Morte Nera? Peggio delle aspettative. Non si può riparare o riattivare. Allora la stazione è vulnerabile. Bene. Eliminate quei ribelli e tornate sul Corvus. Il piano dell'imperatore deve riuscire. Sì, signore. Ask, con me. Miko, tu ci coprirai da qui. Mamma mia. Qui davanti, state con me. Ricevuto, comandante. A livello grafico. Ah, ecco, qua ci sono varie abilità. Granata impatto, scansione, cannone impulsi e shock. Quindi ci sono diverse abilità in base alla missione. Dunque, io ho detto questo, ragazzi, direi che per adesso potremmo fermarci qua, quantomeno per iniziare a commentare quello che abbiamo visto, e soprattutto non rischiare che quanto registrato fino adesso possa compromettersi con un eventuale nuovo blackout. Per cui, fatemi sapere che impressione vi ha fatto, fatemi sapere se lo state provando anche voi, perché, ripeto, è disponibile sia su PC che su Xbox One, se avete l'abbonamento a l'EA Access o l'Origin Access per le canoniche 10 ore. Per cui fatemi sapere che episodio vi ha fatto. Io vi lascio come sempre il sondaggio in alto a destra. Fatemi sapere se vorreste vedere di più oppure se vi basta così. Mi auguro appunto di avere modo di proporlo con maggior regolarità nelle prossime ore. Fatemi sapere, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.